Giocando si impara è il titolo della nostra puntata di oggi. Oggi vogliamo parlare del valore didattico di discipline come scacchi e bridge, che mettono l'attenzione sulla concentrazione e sull'attenzione. Abbiamo citato, probabilmente molti di voi l'avranno riconosciuto, il campionato mondiale del 1972 con la vittoria di Bobby Fischer. C'erano i blocchi contrapposti, quindi c'erano Stati Uniti e Unione Sovietica, e se ne parlò molto. Per la prima volta, diciamo, gli scacchi assurgevano anche a un valore mediatico, tutti guardarono in televisione questa finale storica. E pensate che negli anni 70 in Unione Sovietica ci si poteva laureare in scacchi, infatti Spassky si laureò in scacchi. Noi ci chiediamo oggi: che valore hanno queste discipline e quanto è riconosciuto questo valore, al netto del fatto che ci sono studi scientifici che già lo dimostrano, come dice anche l'Unione Europea? Ne parliamo con gli ospiti che vi presento subito. Ce ne sono due qua in studio con me. Abbiamo Gabriele Tanini, buongiorno. Buongiorno, benvenuto a Fuori TG, presidente Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Gioco Bridge. Buongiorno. E buongiorno al sottosegretario del MIUR, Vito De Filippo, del Ministero dell'Istruzione. Parleremo tra un attimo con lei, però vorrei presentare. Buongiorno, in collegamento con noi dal centro di produzione RAI di Milano il maestro Aldo Livio Capece, maestro nazionale della Federazione Scacchistica Italiana. Buongiorno. Buongiorno e uno scacco cordiale a tutti. Sulle scuole italiane, e lo abbiamo riassunto in questo cartello, incrociando dati vostri del MIUR e dati delle federazioni scacchi e federazioni bridge, è adottata già come materia, poi vediamo se curriculare o extracurriculare. Vediamo quante, diciamo che a spanne parliamo di 10.000 scuole pubbliche in Italia circa. Gli scacchi coinvolgono 143.000 studenti in 2.000 scuole, il bridge 2.000 studenti in 80 scuole di ogni ordine e grado. Tanini, bridge quando si comincia? Il bridge si può cominciare fin da piccoli, la maggioranza di questi studenti sono studenti dell'istruzione secondaria, quindi sia delle medie che dei licei, ma abbiamo anche diverse classi in quarta e quinta elementare. Abbiamo già visto, diciamo, che cosa insegnano, in parte l'abbiamo visto. Volevo sentire però prima dal sottosegretario De Filippo, materia curriculare o extracurriculare? Allora, in 30 secondi, innanzitutto noi siamo convinti come MIUR che il gioco è un momento molto importante nell'età evolutiva, soprattutto se si ha un rapporto virtuoso come in questo caso. Materia curriculare: in Italia gli ordinamenti scolastici non si modificano a spot, diciamo, a pezzi. C'è un ragionamento unitario, perché non gli scacchi, ma potrei pensare tante altre novità che ci sono. Però oggi il sistema scolastico italiano consente molto facilmente alle istituzioni scolastiche del nostro paese di inserire nel proprio piano di formazione, si chiama con un brutto acronimo, nel PTOF, diciamo, delle scuole, di poter inserire questo insegnamento di ore importanti di studio e di approfondimento. Quello che mi preoccupa un pochino è che il fatto che comunque però i programmi ministeriali ci sono, sono abbastanza rigidi, e quelli comunque vanno portati a termine. Quelli vanno portati a termine. Ogni volta che si cambia l'ordinamento scolastico del nostro paese ne discende anche un altro cambiamento, che è quello dei docenti, quindi è un problema, diciamo, di organizzazione, un problema finanziario più complesso. Abbiamo spinte su tanti fronti a cambiare, dobbiamo farlo, gli ordinamenti scolastici, non solo per l'insegnamento degli scacchi, del bridge, di sport della mente, come sono tutti virtuosamente riconosciuti queste attività. Quindi noi faremo un lavoro complessivo di sistema che sicuramente negli anni aggiornerà l'ordinamento scolastico. Ecco, io vorrei dire, non siamo tanto forti in matematica noi, purtroppo, come italiani. Queste discipline magari ci possono aiutare. Sono sicura che il maestro Capece da Milano è d'accordo. Vorrei farvi vedere però un commento che arriva dai social da un nostro telespettatore, Giuseppe. Giuseppe ci scrive: negli scacchi, eccolo qua, come nella strategia aziendale, è importante la capacità di fissare l'obiettivo, decidere le mosse e ridefinire la strategia. Tutti noi, diciamo, affrontiamo dei problemi nella nostra vita personale e anche in quella professionale. Una parte di questi problemi, la soluzione, dipende dal nostro intervento, dalle nostre scelte. Gli scacchi probabilmente insegnano a scegliere, ma anche il bridge. Assolutamente, tra l'altro è proprio la parte, diciamo, fondamentale, quella della elaborazione di una strategia,
che tra l'altro nel bridge si unisce anche alla dimensione importante che è della comunicazione. A differenza degli scacchi, il rispetto, cioè così come negli scacchi c'è il rispetto delle regole, il rispetto degli avversari, ma anche il rispetto del compagno, perché il bridge è un gioco di coppia e quindi diventa importantissimo aiutarsi in maniera lecita, ovviamente non con trasmissione di informazioni illecite, a definire e ridefinire una strategia mano a mano che si approfondisce l'analisi e si capisce quello che sta accadendo, che è esattamente la stessa cosa che facciamo nella nostra vita quotidiana. Allora, vediamo il bridge con Francesca Pietrobelli e poi torniamo a parlarne insieme. Come abbiamo visto la lezione passata, nel gioco del bridge occorrono quattro persone. I quattro giocatori vengono definiti con i quattro punti cardinali, nord, sud ed est e ovest. Sono quattro anni che presento questo progetto, fa parte dell'offerta formativa della scuola. Abbiamo avuto ottimi risultati, abbiamo partecipato ai campionati nazionali di bridge. Come si decide chi fa l'asta o meno? Allora, l'asta viene definita in base a una scommessa fatta dai quattro giocatori. Il rispetto delle regole è fondamentale e i ragazzi imparano tantissimo. Montiamo i tavoli e ho delle partite da farvi giocare, così vediamo come ve la cavate in pratica dopo la teoria. Mi raccomando, come già vi ho detto la volta scorsa, non dovete parlare, dovete rimanere in silenzio. Cercate di giocare col vostro compagno e non con gli avversari, quindi nord e sud, est e ovest. Il bridge mi piace perché penso sia un'attività che ti rende la mente sempre allenata, riesci anche nello studio a essere più concentrata. Il metodo che bisogna avere rigoroso nel giocare possa essere utile nello studio, cioè dare un metodo di studio. Vai, cominciate. Gioco a bridge da più di 25 anni, ho vinto i campionati del mondo nel 1999, nel 98 ho vinto i campionati europei e negli ultimi 10 anni ho vinto 2 o 3 campionati italiani. Come mai sei qui con i ragazzi a scuola a insegnare? Perché il futuro del bridge è in mano ai ragazzi. Il bridge allena delle qualità che vanno bene per le persone grandi, ma se iniziato da ragazzi, come ho fatto io, soprattutto ti allarga la mente. Essendoci un ragionamento dietro, ti può portare col compagno comunque anche a confrontarsi sul modo in cui uno può pensarla anche. Quindi si dialoga non con le parole ma con la mente. Sì, con la mente, anche con le carte. È un linguaggio universale perché una volta che uno capisce quali sono le dinamiche del bridge, il linguaggio della fase della scommessa è un linguaggio che non ha bisogno di parole. Te potresti incontrarti con 3 persone di 3 continenti diversi e poter giocare a bridge senza avere nessun problema. Io mi distraggo molto facilmente, quindi diciamo giocare a bridge, soprattutto con Bernardo che interagisce molto con noi, ci fa anche restare sul pezzo, concentrarci molto. Attenzione! Capacità di concentrazione, resistenza, un po' di matematica, un po' di calcolo di probabilità, un po' di saper fare conti. Come ha detto, 2 picche, che è il minimo livello. Che punteggio dovrebbe avere? 5. Da 5 a 9. Il bridge è pratica agonistica, è disciplina olimpica. Può diventare una disciplina a scuola? In moltissime scuole europee è diventata disciplina scolastica. Io credo che unito alla disciplina di educazione fisica e in collaborazione con la disciplina di matematica possa assolutamente diventare una disciplina scolastica. È un modo per maturare, per far crescere le persone. E ci torniamo dunque, sottosegretario, ci torniamo. Stanno facendo un'attività molto bella, legittima, quindi è consentito, è una sperimentazione ampia, c'è una partecipazione ai campionati sia di scacchi che di bridge molto diffusa in lungo e largo, in maniera direi uniforme nel nostro paese, quindi la scuola italiana è già aperta a questa opzione. Abbiamo avuto negli anni precedenti grandi riforme della scuola e quindi sugli organici c'è stato un dibattito molto complicato. Quando si modificano gli ordinamenti, e non è soltanto questo che noi dovremo fare in futuro, bisogna farlo con un'idea di sistema e io non dubito che questa attività potrà essere inclusa dopo questa bellissima esperienza che noi stiamo consolidando con protocolli, anche con le federazioni che abbiamo strutturato negli anni e che vogliamo rilanciare, sono qui anche. Però abbiamo visto i numeri prima nel cartello, sono poche in percentuale le scuole che ad oggi già adottano queste discipline come materie. È un problema anche sì, sicuramente di sensibilità nell'autonomia dei dirigenti scolastici o di docenti più accorti che hanno dato questa indicazione, ma è possibile farlo dappertutto.
E allora facciamolo, vorrei dire. Torniamo a che cosa allena. Vorrei sentire sia Tanini sia il maestro Capece da Milano sui disturbi, per esempio, dell'attenzione. Il fatto che i ragazzi oggi sono abituati ad avere una concentrazione, vorrei dire, puntuale, cioè per brevi momenti, perché lavorano con dei gadget, con degli oggetti elettronici che impongono questo genere di attenzione. Che cosa cambia il bridge? E poi sentiremo gli scacchi. Sicuramente nel bridge è necessario mantenere la concentrazione per tutta la durata della partita, perché la distrazione, diciamo, comporta automaticamente degli errori. È un gioco in cui gli errori si pagano, ovviamente. E quindi la capacità di concentrazione è uno degli elementi fondamentali, a cui si associa anche la capacità di analisi e di inferenza, e quindi di comprensione di quello che sta accadendo. Cioè, dalle varie informazioni che io rilevo nel corso della partita, devo capire e definire la mia strategia, come dicevamo prima, in maniera puntuale. Per fare questo necessita di essere concentrati assolutamente. L'insegnamento più grande, secondo me, è quello di trovare un equilibrio tra sfide che si ha di fronte e risorse disponibili. Gli scacchi e anche il bridge mettono, diciamo, il ragazzo proprio in condizione di comprendere la difficoltà di una sfida e le risorse che uno ha a disposizione, quindi come affrontarle queste sfide, che poi è un po' la vita, diciamo, la vita nella sua complessità. E l'altro aspetto che secondo me è molto importante, che possono svolgere il ruolo che possono svolgere gli sport della mente, è quello di permettere ai ragazzi di avere un'alternativa importante nel quale scaricare la propria passione. Perché oggi sappiamo quali e quante distrazioni e difficoltà incontrano i nostri ragazzi. Riuscire a fargli crescere una passione nell'ambito della quale, sulla quale conferiscono tutte le loro iniziative, aiuta molto. Io vorrei aggiungere una cosa, diciamo, da appassionata di musica anche. È un linguaggio internazionale. Questi ragazzi faranno l'Erasmus, andranno in giro per il mondo. Potranno confrontarsi come dei musicisti con dei colleghi senza parlare. Certamente, certamente. Io personalmente ho passato alcuni momenti della mia vita in Spagna lavorativa e appena arrivato, la prima volta ho trovato un circolo di bridge e dopo 5 minuti mi sono messo a giocare. Questo possono farlo anche i ragazzi in qualunque momento. Senta, dovrebbe fare di più il MIUR per queste discipline, sono troppo interessanti. Guardi, io prima di venire in questa trasmissione mi sono fatto fare un po' la storia degli uffici. Ho visto che ci sono dei protocolli, possiamo consolidare questa attività e far diventare questo dibattito così importante, perché quando ci sarà l'aggiornamento, io spero non molto in là nel tempo, degli ordinamenti scolastici, insieme a tante modifiche che dovremo sicuramente fare, perché il mondo sta cambiando, potremo includere anche questa. La prendiamo in parola, la ringrazio i nostri ospiti e voi telespettatori che ci avete seguito.